D'Onofrio, tu non puoi entrare qua dentro, fai brevo. Dai, su, che è una cosa importante, su. Ecco la sua soluzione personalizzata. E posso provare per 30 giorni gratis? Certamente. Effettivamente. Grazie. Visto, D'Onofrio, sono venuto per l'udito e mi danno tutta la mano. Ma la zampa me la dai solo tu. Gratis controllo dell'udito e prova senza impegno d'acquisto. Chiama l'800 500 700. Professore Rossito, in un paese come l'Italia, dove la spesa pubblica ha una rilevanza politica oltre che economica notevole, è abbastanza ovvio che sulla legge finanziaria, che è la legge che regolamenta l'attività di bilancio dello Stato, ci possono essere differenziazioni di posizione. Io non sono sicurissimo che in qualche modo il governo sia caduto per la finanziaria. Il governo è caduto durante la finanziaria. Il governo era un governo debolissimo, nato già all'inizio molto fragile perché mancava dell'appoggio della segreteria del partito di maggioranza relativa. Che la rende originale. Non ha visto la variazione. Da qui passiamo alla zona. Questa occasione inaugurale della nuova sede dell'Avis comunale, giustamente il vero padrone di casa di questo nostro incontro, mi preme far presente che sono qui con noi il dottor Frasca, il medico provinciale dottor Pasquale Granata, gli assessori provinciali Salvatore Iacono e Adolfo Padua, anche nella sua qualità di Presidente dell'Ordine dei Medici. Ci sono tra gli onorevoli presenti con noi l'onorevole Paolo Monello, deputato di 4, e onorevole Giambattista Sciumetta. Il senatore Concetto Scivoletto ha fatto presente che motivi di... Stasera ci sia tanta gente a questa manifestazione. Con noi Francesca Fera. A Livorno abbiamo avuto l'infortunio di Cettina Campi, comunque la partita non era andata bene, già abbiamo giocato abbastanza male. Certo l'incontro a Livorno non sarà dei più facili, anche perché la squadra è reduce da una sconfitta a Taranto, quindi ce la metterà tutta, anche se noi dovessimo vincere abbiamo buone possibilità di entrare nella zona playoff e che loro altrettanto non vorrebbero perdere, quindi è una partita abbastanza difficile, anche se noi ce la metteremo tutta per vincere e pare che i precedenti ci siano, quindi... Una conquista veramente eccezionale. E vorrei dire in proposito questo, ecco, era anche un intervento di carattere direi quasi tecnico. La Sicilia è grande, grandissima, non lo sto scoprendo io. Si parla di velodromo a Palermo o a Marsala, ma dalla nostra parte non se ne parla di niente. In alto non ci sono velodromi. Quindi pensate un po' a quello che sarebbe. Quello che potrebbe rappresentare l'assillo che affoga Romagnamente, sentimenti che sono motivo di orgoglio e di ringraziamento. Orgoglio perché essendo io Ibla e di Ibla sono veramente orgoglioso. Onorevole Chessari, l'amministrazione ha deciso di intrattenere un rapporto di collaborazione con le organizzazioni sindacali e le organizzazioni sociali. In questo spirito noi abbiamo proposto l'incontro di stamattina alle organizzazioni sindacali per sentire i loro suggerimenti e consigli al fine di predisporre la delibera di ripartizione dei fondi della legge numero 1 del 1979.
desidero ringraziare intanto ed anche il dottore Montalto. Vogliamo fare un breve sondaggio di opinione su questo problema del blocco delle carni. Lei è d'accordo o contrario al blocco? Assolutamente no, perché l'estrogeno prima che è dannoso alla consumazione e poi che danneggia anche gli allevatori. Dovrebbero avere coscienza queste signore, almeno per non poter entrare questi animali pieni di estrogeno, perché danneggiano oltretutto la popolazione e danneggiano anche gli allevatori. No, 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 non si possono mettere. Sono vietati? Vietatissime. Ma perché si no? Possono comprare se si sì, in giro? Volendo, se ci saranno, non lo so, ma ci saranno, perché ce ne saranno tante, ma sono innocive. Cosa pensa lei dell'uso degli estrogeni negli allevamenti delle carni che poi vengono importate in Italia? Ma io direi la cosa più essenziale è che non si possono usare perché è mancanza di coscienza, è come quello che produce la droga, deve fare la droga per morire i figli, così sarà anche gli estrogeni. Per me droga e estrogeni è uguale, non so se sbaglio. No, no, è perfettamente esatto. E allora non si devono usare se c'è la coscienza a posto. Se la coscienza non l'abbiamo a posto, facciamo quello che vogliamo. Ma io quello che dice il nostro ministro, che non deve entrare la carne, è proprio ottimo, un discorso giustissimo. Io sono favorevole a bloccare l'importazione di questi prodotti qua, della carne, in quanto diciamo viene ricade sulla nostra salute, è logico. Quindi sono d'accordo di avere bloccato, a meno che ci siano, diciamo così, un blocco, ma effettuare effettivamente con persone sincere e oneste. Purtroppo lei mi insegna che tante cose passano, quindi è giusto che ci sia un controllo, ma controllo sulla presenza della parola, e bloccare da qualsiasi parte della CE vengono questi prodotti qua. Togliere completamente questa estrogena, assolutamente non devono esistere, specialmente qui in Italia. Io vedelle vive non ho comprato mai, perché non compro vedelle, io faccio più latte che carne. Perché li usano in altre nazioni, in Francia, questo estrogeno, e qua niente in Italia? Se si proibisce, si deve proibire per tutti. Zimbè, perché come possiamo neanche concordi coltivatori nella città di Ragusa, perché l'estrogeno lei sa quanto aumenterà l'animale e così via. Come viene questo fatto? Dare manno, ne fanno, insomma, o bloccare le frontiere completamente? Se si riuscisse a questo punto, però mi pare che questo non si riesce, che anche il dottor Luzzi dice che dopo 20 giorni l'estrogeno non si vede più, e poi c'è sempre i compari. Cosa si deve fare? Io non lo dico che qua a Ragusa non risulta questo, che a Ragusa ci sono degli estrogeni, nemmeno la Francia ne ha mandato, perché abbiamo importato animali della Francia, nemmeno ne abbiamo importato. Però siccome c'è questa voce anche sul consumismo, se si esce questa voce nella città di Ragusa, insomma, la stessa nostra carne non aveva senso come essa viene. Quindi io, è da vedere sempre al tramite un ministro che decide che avesse a bloccare, che blocca, come? Un ministro d'agricoltura dice a blocca, che blocca? Blocca le importazioni di animali. Dice devo bloccare, devo macellare e così via, ma insomma, allora quell'aiuto, quello l'abbiamo noi altri. Che aiuto abbiamo in questo senso? L'allevatore se usa, lo usano. Perché magari fanno danno le cose, li usiamo, non contiamo fessariate perché è tempo perduto. Invece quando c'è una legge, se con la legge le cose si usano, con la legge le cose si usano, senza legge, peggio ancora. Io di anziano preferisco non consumare più carne. Non si fida? Non mi fido più. Preferisco fare la dieta mediterranea, mangiare legumi, verdure, frutta. E al macellaio non ci vado più dal macellaio in queste condizioni. Ma per la mia salute. Con noi il signor Cassarino, tema dell'incontro, il servizio elettrico nella provincia di Ragusa. Come sindacato Energia quest'anno abbiamo voluto caratterizzare la nostra attività congressuale con una manifestazione appunto che all'esterno rendesse partecipi, ecco, la cittadinanza, le forze produttive, economiche quindi e sociali, sul problema energetico che abbiamo in questa provincia.